Buongiorno, bentornati in questo nuovo videoclip e oggi andiamo, dopo quasi un anno abbondante, andiamo sulle strade di Norcia. Voglio vedere se dopo il terremoto hanno fatto qualcosa e se hanno fatto qualcosa, cosa hanno fatto. Quindi andremo a vedere, tra virgolette, l'evoluzione dopo il terremoto. Vi risparmio la strada che da Rieti porta fino a Norcia, o meglio, riprenderò il video verso Cascia, così potete vedere anche il paesaggio della bassa Umbria. E io direi niente, direi di partire. Non ci resta che partire. Quindi seguitemi. A dopo. Bene ragazzi, siamo quasi arrivati a Cascia, manca pochissimo e mi fermerò per farvi vedere che cos'è Cascia, uno spettacolo, ecco siamo quasi arrivati, parcheggerò vicino al monastero così potete vedere il panorama. Di là si va per il monastero e questa è una panoramica dall'alto di Cascia. Guardate quanto è bello. Certo, nel periodo invernale qua è duro viverci, però raga,
Però è uno spettacolo. Anche qua è stata danneggiata 2 anni fa dal terremoto. Adesso passeremo, vedrete delle case con delle lesioni. E penso che sia rimasto com'era, come è successo 2 anni fa. Adesso proseguiamo. Benzina costa un botto. Vedete la torre? È stato tutto imbracato proprio per il terremoto. Questa è qua sotto, è la parte più danneggiata. Vedete le crepe? È rimasto tutto com'era, come è successo 2 anni fa. Impressionante pure questa, guardate. Questa parte qua, guardate questa casa. Purtroppo ci vivono ancora, guarda, questa è completamente tutta abbandonata. Guardate che crepe. Impressionante ragazzi, impressionante, guardate. Anche qua è visibile i danni, guardate che cazzo del lavoro. Quella poi dall'altro è una delle strutture nuove di Norcia. Impressionante, porca troia, è rimasto così, non c'è niente da fare, è rimasto così. Il salipone. Madonna ragazzi, impressionante proprio. È rimasto come il giorno del terremoto. Dopo 2 anni, adesso ci facciamo un giro intorno alle mura, perché 2 anni fa erano crollate, hanno invece messo adesso l'impalcatura. È
hanno fatto questa nuova struttura, prima qua c'era un parcheggio. Sembra esploso, sembra che l'abbiano bombardato. Qua ci stanno la stazione dei pompieri. Impressionante. Ancora così dopo due anni, anzi in questa chiesa hanno messo l'imbarcatura per proteggerlo. Quanti tubi ci staranno qua? Ma sono immensi, cioè hanno fatto una struttura paurosa, paurosa. Ma ecco, speriamo che non passa fine. Un mega frattone. Vediamo che non fa questa fine. Il centro di Norcia. Questo è il centro di Norcia. Sostanzialmente non è cambiato niente a 2 anni fa. O perlomeno fino all'anno scorso non è cambiato niente. Hanno messo soltanto un telo davanti alla torre per nascondere i danni che ha fatto il terremoto. Questo è San Benedetto. Impressionante. Qua sotto c'erano dei portici, degli archi. Sradicato tutto. Questa è Norcia, signori. Mamma mia, quanti tubi, ragazzi, impressionante. Cioè, impressionante, un'imbracatura paurosa. Vabbè, proseguiamo il nostro viaggio. A dopo, ragazzi.
Bene ragazzi, abbiamo visto Norcia ancora con i suoi segni terrificanti del terremoto. Potete vedere di fronte a me questa casa. E niente, io penso che questa gente qua abbia tanto bisogno di aiuto, non bisogna lasciarla sola, quindi per tutti, questo messaggio che dirò è per tutti i motociclisti, passate qui su queste strade, fermatevi a prendere un caffè perché anche 80 centesimi per questa gente vuol dire tanto. E niente, proseguiamo il nostro viaggio, ritorno, faremo la stessa strada che ho fatto prima e quindi non filmerò tutto il viaggio, ma solo dei spezzoni e niente, ci vediamo al prossimo videoclip. Mi raccomando, se vi è piaciuto mettete i like. Se avete domande da fare sotto al video, cioè, ci sono i miei account e ci vediamo al prossimo videoclip. Ciao!